Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis e finalmente possiamo tornare a parlare del gioco, dato che in questo momento, comunque in questa fase di fine anno vecchio e inizio anno nuovo, siamo rimasti un pochettino bloccati. Ovviamente i periodi morti, tra virgolette, per quanto riguarda i gacha sono abbastanza frequenti, dopo ovviamente un inizio abbastanza accelerato che abbiamo avuto del gioco, però fondamentalmente parlando adesso ci stiamo piano piano normalizzando e stiamo procedendo come un qualsiasi gacha, con eventi all'incirca una settimana e mezzo, che quindi permettono ai vari giocatori di poter giocare con calma e di poter affrontare le varie sfide, le varie battaglie senza troppa pressione. Una cosa che effettivamente stavamo vivendo all'inizio del nostro, diciamo, del nostro gioco e che ora fortunatamente ci permette un po' di respirare. Ci sono un paio di news che dobbiamo andare a leggere, che effettivamente non abbiamo letto in questi giorni anche a causa della mia assenza, che ovviamente non starò qui ancora a sottolineare, però dobbiamo effettivamente riprendere piano piano, cercheremo di riprendere, cercherò io stesso di rimettermi in funzione e sicuramente riusciremo comunque ad andare avanti come abbiamo fatto sempre. Cominciamo dalla prima notizia, ovvero il Day of Seven Gift. Come sempre vi ricordo che ogni 7 del mese ci verranno offerte 1000 gemme blu per tutti i giocatori, quindi è comunque un regalo ben gradito, molto ben gradito, e quindi di conseguenza ogni giorno 7, in questo caso il 7 di gennaio, abbiamo ricevuto le nostre 1000 gemme blu. Qui invece abbiamo il calendario completo di tutte le campagne che avremo durante il mese di gennaio, cominciando appunto dalla Materia Boost Challenge, che per l'appunto sarà disponibile a partire da giorno 7 fino al 14, dove avremo ovviamente la possibilità di avere un 20% per quanto riguarda la riuscita di un Great Success Rate per quanto riguarda il potenziamento delle nostre materie, e ovviamente anche un ammontare di ricompense aumentate negli stage che per l'appunto servono per evoluzione / potenziamento delle nostre materie. Successivamente avremo quella per le armi, quindi la Weapon Enhancement Boost Campaign, dove al solito avremo un 20% in più di della possibilità di avere un Great Success Rate per quanto riguarda il potenziamento delle nostre armi, e ovviamente anche l'ammontare di oggetti ottenuti, che in questo caso sarà del 30%. Successivamente avremo il Character Growth Boost Campaign, dove praticamente avremo l'ammontare dell'esperienza guadagnata dai nostri personaggi, che verrà incrementata del 20%, e anche l'ammontare delle ricompense ottenute tramite gli allenamenti saranno incrementate del 20%. E infine abbiamo appunto le Chocobo Expedition, dove praticamente avremo il rate drop aumentato del 20% per quanto riguarda oggetti ottenuti all'interno delle esplorazioni Chocobo, e anche l'ammontare di esperienza del personaggio affiancato al Chocobo aumenterà del 20%. Quindi un guadagno in toto per quanto riguarda le attività presenti all'interno del gioco. Successivamente manutenzione giorno 11, quindi avremo la manutenzione che poi ci porterà successivamente alla nuova versione di gioco, l'introduzione del nuovo personaggio di Yuffie e ovviamente tutte le varie funzioni, diciamo, sistemate e migliorate del gioco. Quindi avremo praticamente l'11 gennaio alle 5 p.m., che vabbè, qui tecnicamente dovremmo calcolarlo, ma dovrebbe essere all'incirca per noi il 12 notte, dovrebbe essere il 12 alle 4 del mattino, se non ricordo male, alle 4, sì, probabilmente alle 4 del mattino, dove praticamente avremo la manutenzione,
e successivamente, dopo la manutenzione, che cosa otterremo? Otterremo ovviamente il nuovo capitolo, quindi aggiunta del nuovo capitolo, e poi ovviamente tutte le varie diciamo tutti i vari aggiustamenti che poi ci verranno dati e comunque ci verranno forniti durante il log che poi avremo come patch data. Successivamente ritorno dell'evento di boss Sephiroth, quindi in questo caso reawakened, quindi praticamente risvegliato, dove avremo la possibilità anche in questo caso di affrontare praticamente il nostro bel faccino di Sephiroth come abbiamo fatto la scorsa volta, solo che questa volta sarà decisamente più forte. Anche in questo caso, essendo comunque un critical threat, sappiamo già come funziona, quindi dovremo sconfiggere più volte il nostro avversario, ottenere i victory draw tickets e poi successivamente ottenere premi lussuosi e non lussuriosi per quanto riguarda ovviamente alcuni personaggi nello specifico. Questa volta, tra l'altro, non sarà possibile, non ci sarà la Frenzy Battle, quindi vuol dire che non verranno inseriti gli Stage X, o comunque verranno inseriti, cioè nel senso i Crash, scusatemi, non verranno inseriti i Crash, o comunque verranno inseriti, ma avendo già fatto il Frenzy Battle, per quanto riguarda Sephiroth, non avremo la possibilità di riottenere le stesse ricompense. Ovviamente il completamento per quanto riguarda le quest passate non saranno riportate, quindi praticamente sarà un evento nuovo per tutti a quanto pare, quindi non ci sarà non c'è la possibilità in questo caso di mantenere i progressi, perché comunque chi ha già fatto questo evento ha già ottenuto l'arma di Sephiroth e l'arma di Barrett, quella free to play, e quindi a quanto pare potrà comunque continuare ad ottenerla, probabilmente per portarla al più 20, perché appunto avremo la possibilità di portarla al più 20. Ovviamente il periodo sarà lo stesso di fuoriuscita della manutenzione del capitolo nuovo. Ovviamente, come si fa a giocare? Come sempre, dovremo sconfiggere il nostro boss per ottenere vari ticket. Andiamo a pullare con questi ticket sull'evento specifico fino ad ottenere il Jackpot Prize, che come potete vedere in questo caso è per l'appunto un'arma tra quella di Barrett, Sephiroth, e ora addirittura abbiamo quella di Lucia. Quindi in questo evento la nuova arma sarà quella di Lucia. Abbiamo il ritorno dell'arma di Sephiroth e dell'arma di Barrett, che noi abbiamo già per chi ovviamente ha fatto l'evento, e in più verrà aggiunta quella di Lucia. Inoltre avremo anche i character specific weapon parts, che potranno essere utilizzate per portare su altre armi dei nostri protagonisti, e ovviamente bisogna ovviamente pullare all'interno del mini banner presente nell'evento fino ad ottenere tutti i jackpot prize. Una volta che avremo ottenuti tutti i jackpot prize, potremo far salire di tier le nostre ricompense e ottenerne delle nuove. Quindi sarà praticamente un circolo vizioso di farmare ticket, pullare, farmare ticket, pullare. Stessa identica cosa che abbiamo fatto la stessa volta. Fate attenzione, perché una volta che avanzerete il vostro livello di ricompense non potrete ritornare al livello precedente. Quindi è obbligatorio ottenere tutti i jackpot prize. Però quello che vi va a sottolineare il gioco è che se avete una botta di culo incredibile, prendete tutti i jackpot prize subito e volete lasciare alle spalle tutti gli altri premi, che sono comunque validi perché ci sono potenziamenti per le armi, soldi, nuggets per potenziarvi appunto il livello dell'arma, eccetera eccetera. Quindi se volete lasciarvi alle spalle questi premi potete farlo, però se lo fate non potrete tornare indietro. Quindi fate attenzione e scegliete ovviamente quello che più vi aggrada. Questo evento sarà disponibile per tutti i giocatori dopo aver completato il capitolo 1, settore 3, episodio 6 di Crisis Core, ovvero Genesis Copies, che sarebbe uno degli ultimi capitoli che praticamente abbiamo avuto in gioco. Quindi mi raccomando, se non l'avete fatto o siete comunque dei giocatori nuovi, progredite con la storia, cercate di completare la storia il più in fretta possibile, perché altrimenti alcuni eventi saranno preclusi.
Qua vabbè, abbiamo tutto quello che c'è da dire. Altra notizia importante è che si è concluso il ranking dungeon del Monte Nibel. Questo è il mio punteggio finale. L'ultima volta che avevo fatto lo screen ero, vabbè, 19esimo, no, vabbè, questo è stato uno screen di quando effettivamente avevo appena fatto il punteggio. L'ultima volta che ho controllato il dungeon ero circa 35esimo, quindi sono sicuramente nella top 100, che era l'unico obiettivo che fondamentalmente mi interessava, quindi è andata bene questa volta. Anche perché fortunatamente il dungeon era a favore dei miei personaggi, quindi forse potevo fare anche qualcosina di più, però sinceramente parlando, se non posso entrare, cioè se non posso lottare per la top 10, non me ne frega nulla, mi fermo alla top 100, qualsiasi posizione sia, non mi interessa, tanto la ricompensa è uguale, quindi inutile cercare di tryhardare se non effettivamente per le prime posizioni, giusto per una soddisfazione personale o per un flex in generale che possa portarmi a dire guarda sono arrivato primo, sono arrivato secondo, eccetera eccetera. Quindi a me sta bene stare nella top 100, ci prendiamo le solite ricompense come sempre e andrà tutto per il meglio. Detto questo, vi ricordo che c'è ancora un giorno per quanto riguarda l'evento di Yuffie, quindi se non l'avete ancora fatto farmatevi soprattutto le memorie, che sono la cosa più importante ovviamente del gioco. Se non l'avete fatto, farmatevi anche le armi, quelle di Glenn e quella di Eris, che comunque danno un boost di difesa fisica e difesa magica, che combinate insieme non sono male, da poter inserire magari in uno slot per ogni personaggio per incrementare le difese, non è affatto male. Detto ciò, noi ovviamente ci vedremo con un prossimo appuntamento, sicuramente in live per pullare Yuffie e guardare il capitolo e poi ovviamente magari farmare anche le coop di Sephiroth, magari fare le crash o comunque sia organizzarci per poi ovviamente stare in compagnia. Detto ciò, spero che il video possa esservi stato utile, fatemi sapere ovviamente le vostre intenzioni e come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!